Ben ritrovati a tutti da Andrea Raggini qui su Emilia Romagna Meteo e tantissimi auguri per uno strepitoso 2024. Andiamo a vedere la situazione meteo attesa tra l'1, il 2 e il 3 gennaio 2024. La giornata del primo dell'anno vedrà nuvolosità sparsa. Inizialmente avremo ancora qualche addensamento che lascerà il posto a schiarite maggiori nella prima parte della mattinata, ma nuovo aumento della nuvolosità da ovest verso est. I cieli spesso risulteranno coperti o molto nuvolosi con schiarite maggiori tra la serata e la notte a partire dall'Emilia centro-occidentale. Ventilazione da sud-ovest sui rilievi, ancora valori miti, le temperature massime saranno comprese tra più 9 e più 12 gradi. La giornata invece del 2 gennaio 2024 vedrà iniziali condizioni di tempo stabile, schiarite, qualche banco di nebbia sulle pianure, ma durante la giornata la nuvolosità aumenterà, nuvolosità che diventerà compatta sui rilievi e sull'Emilia con deboli precipitazioni che torneranno a colpire il crinale al confine con la Toscana. Purtroppo aria ancora mite, ventilazione da sud-ovest e pioggia che riguarderà anche le vette più alte del nostro Appennino. Le temperature massime saranno comprese tra 9 più 13 gradi, ma con valori fino a 14-15 gradi sulle aree collinari e la Romagna centro-orientale, quindi ancora una netta inversione termica. La giornata invece del 3 gennaio 2024 vedrà iniziali condizioni di tempo molto nuvoloso, tratti coperto, poi le schiarite aumenteranno specialmente nelle aree pianeggianti. Sarà una giornata mite per venti da sud-ovest con valori che localmente potrebbero avvicinarsi addirittura ai 14-15 gradi, quindi i primi tre giorni del mese di gennaio non vedranno cambiamenti di rilievo, ancora temperature molto miti nella nostra regione. Poi possibile perturbazione in arrivo proprio tra l'Epifania e quel fine settimana, e poi forse arriverà un po' più d'inverno, anzi l'inverno, perché per ora non si è visto. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento da Andrea Raggini.